Che arriva Giuseppe, inizio un po' a presentarvi come andrà il workshop, che chiaramente siamo in tempi stretti, quindi diciamo già da ora che insomma valutiamo anche insieme se vogliamo prenderci un momento dopo per continuare a discutere di questi temi, visto anche appunto che siamo qua tutti insieme, possiamo valutare nella seconda parte del pomeriggio di fare diciamo un terzo workshop parallelo in cui continuiamo a discutere. E a proposito di questo, noi avremo un'introduzione di Giuseppe Micciarelli e interverranno Ana Mendez di Aura Madrid, Giulia Druetta della Cavallerizza, Galapin e Luigi De Magistris di Barcellona e del Comune di Napoli. Quindi a seguire avremo un breve dibattito con domande anche dal pubblico e la presentazione di alcune esperienze, tra cui Case Matte, Casa Bettola, e poi appunto vediamo il corso d'opera. Adesso lascio la parola a Giuseppe. Ok, I will try to present very shortly. Perhaps it's not so easy to see. Mainly the wiki I speak about before, it's the link is wiki.remixthecommons.org. So you can go there and find the content I will present now. Just to make my point, it will be I speak about the mapping of definition of the commons, and so it's something you can find here. I'm sorry because it's not a very nice picture. It's not my computer, so I have some difficulty to manage that. But you can, so when you go to this project, definition of the commons, you will see the definition I mentioned just before. And we have 151 definition short definition in the map, and so you can manage that. You can see that the very, very diverse definition coming from activists all over the world. We have made this definition with this collection by interview of the people in meeting like this one, like World Social Forum, like Festival of the Commons, etc. And then this is one thing. The other thing I mentioned, I will not insist on that. The other mapping I mentioned was about the Atlas of the Charter of the Commons, of the Urban Commons. And you can see that also in this page. So this is the place where there is commoning that we are documenting now. So when you look at these places, you can find a presentation of a place, like for example this one, Quartier Crête du Roc. It's in Saint-Étienne in France, and you can find a presentation of this place. This is just an old picture of the map of this neighborhood, and you can find in this page you will find the documentation that were made for documenting this area with the people, and it's interviews, but also documentation they have produced, like their vocabulary or their charter that they have for their own organization. We are basically working with three different organizations in this place. And then I want to show you something else, that is the core mapping we are doing with Remix the Commons. Here you can see perhaps you can see a table with
the different documents and the vocabulary that we have identified in these documents. And then this is a semantic request in the website, and we have for each document we have identified the key concepts that are used or that are defended by the people in this organization. You can go and there and find the content I will present now. Just to make my point, it will be. I'm sorry because it's not a very nice picture, and it's not my computer, so I have some difficulty to manage that. But you can. So when you go to this project definition of documents, you will see the definition I mentioned just before, and we have one interview of the people in meetings like this one, like a World Social Forum, like a festival of documents, etc. And then the other mapping I mentioned was about the Atlas of the Charter of the Commons, of the Urban Commons, and you can see that also in this page. So this is the only place where there is commoning that we are documenting now. So when you look at these places, you can find a presentation of a place, like for example this one, Quartier Crête du Roc. It's in Saint-Étienne in France, and you can find a presentation of this place. This is just an old picture of the map of this neighborhood, and you can find in this. In this page, you will find the documentation that were made for documenting this a table with the different documents and the vocabulary that we have identified in these documents. And then this is a semantic request in the website, and we have for each document we have identified the key concepts that are used or that are defended by the people in this organization. And then we collect all that in the neighborhood, and we use that as a tool for thinking about what could we do together in this neighborhood. Other kind of mapping that is the semantic one. And we have now in this website we have documented more than 500 different concepts. Doing when you look at that, you will find what I said just before. You will find the material documented with this concept in the website, but also the different. We are using that to make a link with the other. The database, the usual database of the semantic web, like DBpedia, Wikidata, and so we are able to make the connection between this concept, the concept of the commoners, with the more general web used by the people. If you want to, I will not take more time in this. In this workshop. So if you want to have more information, just ask me. Thank you for Ma in fondo questo non è così strano, perché lo sfruttamento, l'esclusione e le forme di privatizzazione sono uguali dappertutto. E dappertutto ci sono delle resistenze. Il vero elemento comune tra tante cose così diverse, e che queste resistenze si organizzano in qualche modo già come alternativa immediatamente. E allora dimmi, Rosario, come
Giuliano ha detto stamattina, la gestione comune, ti inventi invece lo spazio pubblico dal basso e ti inventi tutta una serie di cose che in realtà sono molto simili ovunque nel mondo. Tutte cose bellissime, ma non sono sufficienti. E lo sappiamo. E a un certo punto nel dibattito, le due domande su cui Antonella e Mauro hanno cominciato ad aprire quello che è l'oggetto di questo workshop, l'hanno detto molto bene. Auto-organizzandoci, noi sappiamo di non poter fare tutto. Anzi, ne aggiungo un'altra. Possiamo addirittura funzionare, nostro malgrado, come tampone sociale, fornendo servizi, ambulatori, spazi per chi non se lo può permettere. È un rischio. Possibile. Noi lo sappiamo. E proprio perché il rischio è molto grande, sappiamo che non è sufficiente la risposta, che pure è centrale, che questi spazi non danno soltanto opportunità, ma costruiscono luoghi di soggettivazione politica, luoghi di relazione, luoghi dove non c'è qualcuno che ti dà qualcosa, ma c'è insieme un imparare a prendersi e organizzare quel qualcosa che manca. Ma dicevo, anche questo non è sufficiente. C'è di più e ci deve essere di più. Per questo questo workshop si intitola anche Nuove istituzioni. Guardate, questo è un elemento fondamentale nella storia. Uno degli elementi più tragici della fase politica contemporanea è la sterilizzazione dello spazio di immaginazione politica, che non è possibile fare altro, ce lo diciamo. E questo è connesso con quello che veniva ricordato da più interventi, che è la necessità di uno spazio di creazione istituzionale. Dalla Convenzione della Rivoluzione Francese, alla Comune di Parigi, ai Soviet, ai Rati Ungheresi, alle Township della Rivoluzione Americana e ancora il Confederalismo Democratico oggi in Rojava e lo Zapatismo Messicano, non c'è rivoluzione tentata o pensata nella storia che non costituisca anche la sua idea di nuove istituzioni, la sua città del sole e, contemporaneamente, ambisca anche alla grande sfida dell'uomo nuovo, come te lo immagini. Tentativi bellissimi, ma anche molto complessi. E quando falliscono, il problema è che non partono da un elemento che invece deve essere centrale, che in questi spazi noi tentiamo di mettere al centro, e cioè la costruzione di un'altra forma di relazione e di organizzazione anche da queste persone che ambiscano un'alternativa. E questo elemento relazionale è fondamentale nelle pratiche e nei processi dei beni comuni. È per questo che noi tentiamo di purificare questi spazi anche da logiche tipiche come quelle dell'egemonia e del conflitto identitario. Eppure ancora non basta, perché c'è un problema, veniva ricordato. Come facciamo a fare in modo che quello che accade qua dentro, che può essere meraviglioso, con cui puoi a un certo punto passare intere giornate della tua vita in modo anche bello, non diventa quello che Murray Bookchin critica come lifestyle anarchism, cioè il tentativo di costruire un'autarchia in cui tu pensi soltanto al tuo spazio, perché non fai bene il comunismo in un solo spazio urbano, e poi ti dimentichi di tutto quello che c'è fuori. Come fai a mettere insieme questi pezzi di alternativa con tutto quello che fuori accade? Ed ecco perché è uno degli elementi centrali di queste forme di battaglia anche interrogarsi sulla sfera dei contorni possibili. E che cosa c'è di contorni possibili nel mondo reale se non quello del diritto, che ti dice quello che puoi fare e quello che non puoi fare, quello che è lecito e quello che non è lecito? Il tentativo di affrontare il tema dei beni comuni anche dal punto di vista giuridico non è quello di stare più tranquilli, non è quello di ottenere una delibera, una concessione, un affidamento, qualunque altra cosa per poter organizzare con più calma le cose. No, perché noi siamo consapevoli che quando aggrediamo il terreno del diritto, in realtà aggrediamo un terreno che poi risponde, è un conflitto su cui poi il potere costituito, stai sicuro che ti attacca, ma proprio perché è centrale per connettere il dentro che si fa qua in tanti spazi simili con quello che accade fuori. Ed ecco, da questo punto di vista uno degli elementi centrali è provare a fare degli avanzamenti che servono in un piccolo posto del mondo e possono aiutare tutti gli altri. Guardate, la forza del precedente nel diritto è una forza dirompente,
Per questo ogni conquista di quelle che ci parlava prima Federic Sultano, che faranno a Barcellona o che fanno in ogni parte del mondo, sì, ha anche un riflesso dal punto di vista giuridico, diventa importante, perché tu puoi andare a espandere questa battaglia oltre il luogo da cui è nata, così particolare, così individuale, così legato al bene, così legato alla comunità, e puoi ritornare ad una universalità diversa possibile, e puoi dire anche a Mondeggi, anche a Torino, ma scusate, a Napoli dice l'uso civico lo vogliamo fare anche noi, oppure noi possiamo dire, guarda, ma il lavoro che si è fatto sul debito, la dichiarazione del debito legittimo che si fa in Ecuador, la vogliamo fare anche qua a Napoli, e così via. Per questo ci dobbiamo parlare, non perché qualcuno abbia un modello, ma perché abbiamo la possibilità di comunicare degli strumenti che devono, questi sì, uscire fuori dai confini dove nascono. E allora qua mi arrivo a quel punto che sull'altro nome del workshop, appunto, così ci dice Collettivi Urbani, è uno degli strumenti che abbiamo messo in campo e che alcuni degli spazi più presenti stanno discutendo. E anche qua, rompere un contorno del possibile. È possibile una forma di regolazione pubblica scritta direttamente a partire dalle pratiche e non calata dall'alto? È possibile che questa forma di autonormazione civica non sia un regolamento standard, ma sia in continua evoluzione e sia connessa all'idea di usi collettivi che sono identicamente costruiti su pratiche e su relazioni orizzontali? È possibile materializzare l'ambizione storica fondamentale di qualunque forma democratica, che è la democrazia diretta, in una pratica di amministrazione diretta, di gestione diretta degli spazi, e tradurre tutto questo dal punto di vista amministrativo? Si può chiedere al pubblico di fare il pubblico, di svolgere il suo ruolo, senza che però contemporaneamente questo significhi uno scambio, significhi un legarsi a doppio filo, significhi un'invasione dei contenuti che vengono qui decisi? La risposta, il tentativo di rispondere a tutte queste domande, è in qualche modo la sfida che, come tanti spazi in questa città, stiamo parlando di un patrimonio pubblico di circa 40.000 metri quadri, sono circa 9 i beni comuni emergenti, l'abbiamo chiamati, che in questa città sta lavorando a dichiarazione di uso civico e collettivo. Ebbene, è questo il terreno, che è innanzitutto una sfida a noi stessi, perché lavorare su questo terreno è una cosa nuova, lavorare sulle dichiarazioni significa un percorso di autoriflessività su che cosa significa veramente decidere insieme, su che cosa significa che questi spazi sono aperti. Vai, scrivilo, pensalo, vai oltre i problemi che ci sono, perché tutti quanti qua sappiamo benissimo quanto sia difficile la gestione delle cose comuni. Non è un caso se la parola cose comuni nel diritto civile viene valuta delle cose comuni. Quindi è una sfida a noi stessi, ma è anche una sfida alle amministrazioni che sono qui presenti, perché come fai a mantenere ognuno il suo ruolo? Chi costruisce comune qua dal basso e rivendica la sua autonomia? Contemporaneamente, quando c'è un'amministrazione, un sindaco, che per esempio fa interventi bellissimi, parla il tuo lessico, o è una idea come il caso di Barcellona, e però appunto poi a quel punto come fai a immaginare i ruoli, se rischi da questo punto di vista anche di costruire piani di confusione, oppure costruisce quello che veniva ricordato ieri a proposito dell'esperienza degli Stati Uniti o stamattina da Rosario, quando a un certo punto alcuni di questi movimenti, non degli spazi, ma dei movimenti, alcuni di quelli che li animano, una parte sceglie per esempio di invadere il terreno elettorale. Tutte queste sono questioni delicatissime su cui noi non abbiamo risposte. E questa è la seconda sfida molto complessa che ci attende, perché proprio perché non abbiamo risposte noi dobbiamo cercare di evitare una cosa, di evitare un meccanismo di sussunzione egemonica di pezzi rispetto ad altri, perché l'eterogeneità che viviamo qua dentro è proprio un'eterogeneità invece che da questo punto di vista dobbiamo in qualche modo preservare. Allora chiudo veramente. Uno dei terreni fondamentali è quello di andare
ad invadere il campo dell'esistente non solo per quanto riguarda il governo dei beni comuni, e quindi per questo tutto il lavoro che possiamo fare e che adesso in tanti stanno facendo, ma anche quello di immaginare noi come diventiamo nuove istituzioni, istituzioni del comune, ricordava ieri Michael Hart, ma anche dall'altro canto come in questo dialogo dentro e fuori le vecchie istituzioni possano trasformare loro stessi. Allora da questo punto di vista questo è un elemento fondamentale, come si può fare se non divenendo anche da questo punto di vista un po' più simili, ma non con la confusione, ma con la pubblicità, col fatto di rendere, di fare immaginare dei percorsi di discussione popolare, di controllo popolare, di assemblee civiche, che possano mettere a nudo le cose che nei ormai debolissimi palazzi d'inverno, perché è stato detto che si decide altrove, viene discusso. Questo è un elemento fondamentale per recuperare il territorio della democrazia. Immaginare che quello che nasce qua dal basso diventi nuova istituzione, che quelle vecchie in qualche modo si trasformano, e per questo tutto il discorso che stiamo facendo sugli osservatori, sui beni comuni, nel municipalismo, ma anche sul debito pubblico. Insomma, la sfida che noi abbiamo non riguarda soltanto vertenze, non riguarda soltanto rivendicazioni, quelle sono l'elemento centrale di qualunque forma di soggettivazione politica che anima questi spazi, ma riguarda anche come queste vertenze, queste rivendicazioni trovino loro stesse delle soluzioni. Citando Confucio, che dice: se tu non porti una soluzione sei parte del problema, il punto è proprio questo. Oggi le soluzioni non stanno scritte da nessuna parte, perché nessuno ce le ha, non ce le hanno i parlamenti, non ce le hanno le grandi istituzioni. O siamo capaci noi di trovarle, di imporle a tutti i livelli, relazionale e istituzionale, oppure siamo senza pensiero e da questo punto di vista qualcun altro ce le fornirà, e quelle soluzioni sono quelle già viste, contro cui nasciamo e contro cui combattiamo. Grazie. Allora grazie a Giuseppe, passo la parola alla prima delle nostre relatrici, che è Anna Mendez, che aprirà un po' i problemi di questa tavola. Grazie tanto por... è spagnolo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la invitación a pensar este tema específicamente de la nueva institucionalidad, que es algo que... a lo que le he dedicado tiempo, también con algunas de las gentes que están aquí y también desde dentro del Ayuntamiento de Madrid y ahora desde fuera, con lo cual espero poder traer algunas ideas, algunos tipos de análisis que nos ayuden a avanzar en todo esto que había explicado Giuseppe. Por una parte, me parece muy interesante empezar esta discusión sobre la nueva institucionalidad o las nuevas instituciones del común con Madrid, porque probablemente Madrid sea el caso más complicado que nos podamos encontrar probablemente en esta sala. Madrid no solamente el municipio, la estructura municipal, la estructura netamente municipal más grande de Europa. Berlín tiene más habitantes, pero es un Bundesstaat. La Ville de Paris tiene solamente 2 millones. Londres tiene todos los boroughs. Creo que el segundo municipio más grande es Roma, con 2 millones y pico. Madrid tiene 3.400.000 habitantes. Es decir, es una estructura muy importante por tamaño, pero también es una estructura que es la capital financiera absolutamente, no solo la del Estado, sino además un nodo financiero transnacional muy importante en torno a las relaciones con Latinoamérica, y los gobiernos latinoamericanos ya nos han enseñado que tener el gobierno no significa tener el poder, y hay que tener muy en cuenta cuáles son esos otros poderes que funcionan, sobre todo en Madrid, como digo, como capital del Estado. Además, ese gobierno, que no necesariamente tiene el poder, en el caso de Madrid, es una confluencia, y es una confluencia, digamos, a par la letra. Utilizamos un sistema de listas que se llama Total. Esto significa que las listas son exactamente proporcionales a los distintos sentimientos, movimientos, partidos que había como parte de Ahora Madrid, y eso significa también que tenemos concejalas que van desde exocupas del Centro Social Paz de Maravillas, que no son pocas, hasta una jueza ex alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, y en medio todo tipo de institucionalidad
pública y no pública. Y en tercer lugar, tenemos que tener en cuenta cuál es la máquina institucional que nosotras habitamos. Una máquina institucional que no es solamente una máquina estatal, ¿no? la escala más local de la máquina estatal, que es una máquina leviatanítica, binaria, segmentadora y jerárquica por naturaleza y por diseño, con una historia de 200 años, sino que además, en el caso de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid es una máquina conservadora y neoliberal construida por 25 años ininterrumpidos de mayorías absolutas del Partido Popular. Creo que todo esto son los elementos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de ver cuáles son también un poco las expectativas y sobre todo cuál es el límite de esto que se viene a llamar la voluntad política. ¿Hasta dónde llega la voluntad política en esta cosa de transformación? A mí lo que me ha servido en el análisis también un poco estratégico desde el área de cultura donde yo era asesora es pensar cuál es la función de esa institución gobierno, de la institución pública con respecto a la producción del común, que creo que se desarrolla en tres esferas. Una de las tareas, digamos, que tendría sería el respetar la autonomía de los espacios. Y esto tiene casi más con retirarse que con hacer. Y es respetar la posibilidad de los espacios y de los proyectos de decir no, de plantear el veto. Esto lo explica muy bien Raquel Gutiérrez en Los ritmos del Pachacuti en torno a las transformaciones y a los procesos que se dieron en Bolivia. El segundo ámbito de acción sería el de proveer estructuras de soporte. Y esta provisión de estructuras de soporte tiene que ver exactamente con los recursos. Cómo se distribuyen los recursos, cuáles son los agentes, ¿no? Como se decía antes, a qué tipo de agentes reconoces como el agente al que se le puede dar recursos. Y en tercer lugar sería esta otra, digamos, nuevo concepto, como también decía al principio Giuseppe, que es la propia transformación de la institución gobierno en torno a un devenir común de lo público, en que para mí también, y en el caso español, tiene algunas acciones prefigurativas, como comentaba, ¿no?, la gente de Rosario, como por ejemplo en La Coruña el diseño de un distrito del común, ¿no? ¿Cómo puede la propia institución de alguna manera llevar a cabo estas acciones? Del otro lado que no es la institución, podríamos tener también como un cierto tipo de roles. Creo que uno es superar la dicotomía y superar un tipo de relaciones que están basadas en la demanda y en la satisfacción de estas demandas. Esto es una cosa que se tiene que seguir dando, es construcción de subjetividades políticas muy potentes, pero es algo que en la situación actual creo que podemos ser más ambiciosas. Podemos ser más ambiciosas en pedir transformaciones a la institución y podemos también ser más ambiciosas en torno a cuál es el objeto de esas transformaciones. Y creo que en el entorno de los comunes urbanos, que a nivel académico también es un tema que yo he trabajado bastante, hay un gran conocimiento acumulado en torno, por supuesto, a comunes tradicionales, y esto es un conocimiento analítico en torno a las formas de gobernanza, en torno a los tipos de recursos que hay. Hay mucho conocimiento, mucha práctica acumulada en torno a los comunes digitales también, es decir, toda la práctica del software libre, toda la práctica del copyleft también está bastante documentada y es bastante potente. Y tenemos, digamos, ese entorno un poco difuso de los comunes urbanos que le damos ese término, pero que no tiene por qué referirse únicamente a grandes metrópolis ni a grandes ciudades, se podría aplicar a entornos urbanos, que también existe en lo rural, quiero decir que hay aglomeraciones urbanas. Y aquí creo que también podemos ir más allá de los centros sociales, los jardines comunitarios, los bancos de tiempo, y entrarle a grandes cuestiones de las que también se habló ayer en la presentación, como es la crisis ecológica, como puede ser la crisis de cuidados y toda la incidencia ahora mismo en España, por ejemplo, la increíble fortaleza del movimiento feminista y cómo eso se enraza en, digamos, este devenir común, en la producción, en producciones colaborativas, pero también, y creo que esto ha sido tratado poco, en el tema de las infraestructuras y la logística, que es un tema, creo, esencial desde el punto de vista de la producción, ¿no? Entonces, por volver un poco a Madrid, fruto de esta complejidad de las relaciones de poder, de la máquina institucional y de la propia composición de la confluencia,
Creo que en este ámbito de las comunes o de los espacios políticos de producción de lo común que nosotras hemos habitado, es cierto que las acciones del Ayuntamiento de Madrid no pueden ser consideradas tremendamente satisfactorias, es decir, el Patio Maravillas no tuvo su espacio. Y esto es una cosa, como digo, son mis compañeros, nos atraviesa y es un problema que es grave y que llevamos arrastrando. Pero también es cierto que en otros ámbitos, un poco en el de la autonomía, podemos discutir, está aquí la gente de la Ingobernable, pero es cierto que a día de hoy hay dos espacios ocupados que son de propiedad municipal, con los que se tiene un cierto tipo de relación más o menos formal, más o menos, digamos, productiva, pero que está ahí y que existe y que desde luego no han sido desalojados y para muchas es una línea roja que hemos planteado muy claramente, pero hay otro tipo de políticas que se están llevando desde Madrid que también tienen que ver con alguno de estos aspectos que me parecen interesantes. Por ejemplo, Madrid está, creo que es el ejemplo más público y más articulado del desafío a las políticas de la austeridad. Se ha desafiado de frente al ministerio que impone la regla de gasto y el límite de gasto, y esto tiene consecuencias que también son jurídicas y que también son técnicas y que son políticas, pero que es una batalla que se está dando. Por ejemplo, se está haciendo desde otras áreas, el área que tendría más que ver con cuidados, trabajo efectivo con colectivos, y uno de los resultados, por ejemplo, es que se han incorporado 20.000 personas a la sanidad que estaban excluidas por distintos tipos, no solamente migrantes sin papeles, pero otro tipo de exclusión sanitaria, que el ayuntamiento ha promovido activamente la inclusión de estas personas. También en la cesión de espacios, hay otro marco de cesión de espacios que se ha trabajado con la Red de Espacios Ciudadanos, en una resolución no satisfactoria para ellos, con mucha razón, porque precisamente no tienen en cuenta el hecho de los recursos, que me parece muy complicado. Y luego también hemos puesto en marcha distintos tipos de coproducción de decisiones, desde, digamos, participación en ordenanzas, unos presupuestos participativos que el año que viene llegarán a los 100 millones, y también, por ejemplo, unos ejemplos muy interesantes. Ejemplos muy interesantes de codiseño de infraestructuras. Por ejemplo, bibliotecas que se han diseñado desde el principio con las personas usuarias, con las técnicas de bibliotecas, con las técnicas de arquitectura, en un tipo de composición que debería ser lo normal en lo público, pero que de hecho es absolutamente excepcional en el Ayuntamiento de Madrid. Volviendo al análisis más abstracto, en esta pregunta de qué hacemos para extender la lucha, para profundizarla y para, digamos, producir ese imaginario que yo estoy convencida de que serán los comunes, o puede que no haya otro muy a mano, yo siempre me acuerdo de lo que explicaba Silvia Federici, italiana afincada en Nueva York, que trabajó en la campaña por el salario para el trabajo doméstico. Y ella decía, una no elige las luchas por la bondad del resultado de la lucha o de la demanda, porque si no, deberíamos estar todo el rato demandando la paz mundial, que estaríamos de acuerdo en que es una condición bastante básica de la vida. Una escoge sus luchas en la medida en la que esas luchas politizan y, sobre todo, ayudan a desvelar las capas de las estructuras de poder que nos impiden transformar el mundo en el que nosotros queremos. Para Silvia, demandar el salario para el trabajo doméstico no significaba que el salario para el trabajo doméstico fuera la solución de la problemática relación entre la producción, la reproducción y el papel de las mujeres en la misma, pero sí que ayudaba a entender esto. La pregunta que la mesa nos ha puesto y que yo devuelvo, digamos, al común, sería cómo pensar luchas en torno a los comunes que precisamente no las hagamos en torno a cuál es el mejor común, cuál es el mejor edificio, el mejor espacio, ¿no?, que queremos tener, la mejor ordenanza, sino cuál es el eje de lucha que nos permite aprender, digamos, a desvelar y a politizar más ampliamente en torno a este modelo de transformación que estamos proponiendo. Gracias.
grazie. E adesso passo la parola a Giulia della Cavallerizza. Ciao a tutti e tutte, sono Giulia e vengo appunto da Torino. Vi racconto un po' cos'è la Cavallerizza, perché prima si parlava appunto di Napoli, di un patrimonio di 30.000-40.000 metri quadri. Beh, la Cavallerizza, per avere un'idea, è più o meno 30.000 metri quadri da sola, ubicata nel centro cittadino, e sono 30.000 metri quadri che necessitano anche ristrutturazioni. È patrimonio UNESCO, nel senso tutelata dall'UNESCO perché parte delle residenze sabaude, e si trova adiacente a Piazza Castello, che è la piazza centrale, appunto nel centro storico di Torino. Per quanto riguarda l'assetto proprietario, vi dico proprio due cose, perché appunto so che i tempi stringono. Una parte di Cavallerizza, i giardini di Cavallerizza sono del demanio. Una parte della Cavallerizza, la parte di maggior pregio, il maneggio alferiano, è del Comune di Torino. Un'altra parte, circa la metà, è stata acquisita dal demanio, dal Comune, e poi messa in CCT, che è la società di cartolarizzazione, al fine di essere venduta. E un'altra parte in cui adesso ci sono i militari, perché siamo in centro a insomma, tutto insieme di edifici di militari, di Cassa Depositi e Prestiti, attualmente appunto occupata dai militari, e successivamente Cassa Depositi e Prestiti, come unico insomma, progetto possibile di destinazione, ha pensato un hotel 5 stelle che ha fatto diventare hostel. Insomma, dialetticamente c'è stato questo slittamento semantico per renderlo alla cittadinanza più accettabile. Però insomma, adesso ancora il progetto non è arrivato al comune, quindi siamo fortunatamente, sono ancora indietro anche loro. Questi spazi erano, a parte appunto la parte dei militari, erano destinati ai dipendenti del demanio, quindi alloggi destinati ai dipendenti del demanio, che sono stati tutti sfrattati, hanno finito gli sfratti nel 2010, e le sale insomma dal piano terra al Teatro Stabile di Torino, finché anch'esso è stato appunto mandato via nel 2013. Da quando Cavallerizza è stata occupata come appunto gesto di ribellione a quello che era la possibile vendita di parte del nostro patrimonio culturale, abbiamo sempre saputo che non si poteva trattare la questione Cavallerizza difendendo in maniera quasi feudale un piccolo pezzo di città, ma c'è stata sempre la consapevolezza di doverci relazionare alle istituzioni, ma anche di doverci relazionare al diritto. Abbiamo provato varie strade, dal community land trust ai patti di collaborazione, ci siamo informati, abbiamo informato la cittadinanza su tutte queste vie, finché l'uso civico ci sembrava lo strumento che meglio era in grado di descrivere l'esistente e non di modificarlo. Anche però su questo abbiamo avuto diverse difficoltà, perché il concetto di regola fa paura anche ai movimenti, nel senso che la regola è sempre associata a un'istituzione che non è in grado insomma di assolvere il proprio ruolo, e quindi la regola è vista come qualcosa di invasivo che irrigidisce e che crea quelle stesse dinamiche che noi andiamo a combattere nel fuori. Quello che non volevamo assumere, o comunque quello a cui non volevamo essere sussunti, dalle pratiche dell'amministrazione. Io poi Napoli so che è un'anomalia, è un po' diversa, però noi abbiamo avuto 20 anni di Partito Democratico e sappiamo bene quali sono le pratiche del Partito Democratico. Ci faceva, a moltissimi faceva tanta paura poter diventare qualcosa che vagamente somigliasse a quello. No? E ancora adesso, anche parlando di uso civico, insomma, abbiamo fatto un processo di più di un anno interno per comprendere cosa implicasse l'uso civico, e appunto che non fosse diventare una sede del PD o una specie di fotocopia di un'istituzione che comunque non ci piaceva. Infatti il processo di Napoli in tal senso è l'esempio che questa trasformazione è possibile, ma da Napoli, ma anche dagli altri luoghi, noi chiediamo un supporto per quello che stiamo facendo, un supporto non solo tecnico, ma anche nel processo politico di riconoscimento. Infatti vi dico a che punto siamo. L'amministrazione, su nostra spinta, ha approvato
dopo circa 6 mesi dalla nostra proposta, una mozione che di fatto riconosce due cose: l'esistenza della cittadinanza all'interno della comunità di riferimento all'interno della Cavallerizza, il fatto che questa comunità sia qualcosa di positivo, questa attivazione di un processo di partecipazione sia qualcosa di positivo e non negativo, e che l'uso civico potrebbe essere appunto una delle soluzioni percorribili. Impegna l'amministrazione a sostenere questo processo. Questa è la mozione, abbastanza all'acqua di rose, ma per noi è stato un risultato incredibile, no, per dirvi anche le differenti posizioni che poi si hanno in città diverse. Fondamentale è stata la fase formativa ai consiglieri comunali, perché una differenza che noi abbiamo riscontrato tra due territori, quindi Napoli e Torino nella sua peculiarità, che i consiglieri non sapevano assolutamente niente di uso civico, ed era necessario anche di beni comuni. Quelli del PD proprio dicevano: un paio d'anni che si parla di beni comuni qua, ricordo un dibattito in circoscrizione, ho detto, ma veramente è un pochino di più, no? Però non ci sono, ahimè, le competenze necessarie per fare un lavoro innovativo anche di scritture e di riscritture di quelle che sono le pratiche amministrative. Poi c'è un comportamento del PD che è altamente oppositivo a Torino. Il Partito Democratico è un ostacolo evidente, nel senso che si è posto contro la mozione e si è posto contro l'uso civico in quanto fautore di quello che è stato il regolamento dei beni comuni di Torino basato sui patti di collaborazione. Oltretutto, la presenza di un'amministrazione PD per 20 anni a Torino ha fatto sì che già abbiamo una resistenza, direi quasi fisiologica, dei funzionari a qualsiasi tipo di innovatività, quindi non si può fare, è l'unica risposta che abbiamo. La motivazione tendenzialmente non c'è, ma non si può fare è proprio la prima risposta a qualsiasi tipo di domanda. Inoltre, 20 anni di ramificazione PD fa sì che ci sia uno scheletro rigido, nel senso che per una cosa o per l'altra questo è un dato oggettivo. Possiamo anche poi valutarlo politicamente e dare ognuno la propria visione del perché e per come, ma di fatto in 20 anni questo è accaduto. Da parte nostra, facendo anche un'autocritica a quello che sono i movimenti torinesi, il movimento torinese, non c'è un'unione tra spazi, nel senso politica e sei dentro o fuori, ma c'è ovviamente con estrema difficoltà, perché la partecipazione è un processo difficile, a volte anche un po' pesante, però c'è la rimessa in discussione di qualsiasi cosa che si va a fare, è il presupposto necessario per poter ampliare la nostra azione politica, andare a parlare con persone che tendenzialmente in certi spazi non avevano cittadinanza, non si sentivano accolti. Cavallerizza poi ha la peculiarità di essere la fortuna e la sfortuna di essere veramente al centro del dibattito cittadino, perché è stata abbastanza affossato Fassino, possiamo dire, nella sua maschera di insomma ex comunista, si può dire, ma direi eccessiva, mi sembra. Sento un po' in difficoltà in questa espressione, però insomma molti torinesi la vedono ancora così. E cosa succede? Che Cavallerizza sta al centro della città, quindi ci rendiamo perfettamente conto che non ci possiamo arroccare all'interno del luogo e dire qua decidiamo noi, qua si fa così. E quindi la necessità di un dibattito pubblico è sempre stata all'ordine del giorno. D'altra parte, Cavallerizza è un immobile di pregio. E questa cosa qua ha fatto sì che tutte le grinfie possibili immaginavi, si è parlato del proprietario del cambio che voleva fare la scuola di danza, si è parlato dell'holding milanese immobiliarista che voleva prendersi il pezzettino della Cavallerizza, CDP che vuole fare l'hotel, no, tutte queste dimensioni qua, due incendi gelosi nel giro di 3 anni e mezzo di occupazione, uno nel ballottaggio Appendino Fassino, io lo ripeto sempre perché sono dati che poi si perdono nella narrazione storica, ma che di fatto questi incendi li abbiamo spenti noi. Se non c'era nessuno a spegnerli, Cavallerizza non c'era più, rasa al suolo, e quel pezzo lì si poteva tranquillamente ricostruire un supermercato dal nuovo senza minimamente avere i vincoli architettonici che un bene UNESCO e di pregio poi determina.
La cosa che però lega entrambe le città è un problema di debito, no? È un problema anche di controllo di quello che è lo Stato sulle decisioni del comune. Quindi su questo forse possiamo trovare, anche parlando con le istituzioni, anche parlando con la sindaca Bendino, col vice sindaco, possiamo trovare un modo per parlarci. Quindi io rinnovo poi l'invito a un'iniziativa comune per parlare di debito, per parlare di usi civici. Ora a che punto siamo? Stiamo aprendo un processo di partecipazione, che è quello appunto conseguente alla delibera approvata a settembre, che diciamo che è la fine del processo di partecipazione, comunque la conclusione di 3 anni e mezzo di elaborazione di quelle che sono le nostre prassi, le nostre decisioni collettive che poi diventano regole. Perché se regole ci stride così tanto all'orecchio, chiamiamole decisioni collettive, chiamiamoli criteri secondo i quali noi decidiamo, perché quello è. E questo processo prevederà appunto 10 domeniche. Noi abbiamo richiesto anche una facilitazione esterna e che i funzionari del comune siano presenti. Ahimè, una delle nostre difficoltà, mi faccio un esempio come un altro, una delle nostre difficoltà è chiedere ai funzionari di essere presenti a queste 10 domeniche di partecipazione, e sembra una cosa incredibile, sembra impossibile, non si può fare perché la domenica è poi lo straordinario, noi non ce la sentiamo di investire dei soldi in questa cosa perché poi potrebbe, questo il pezzo Movimento 5 Stelle, perché poi potrebbero dirci che noi spendiamo i soldi così. Si sta parlando di far partecipare i funzionari del comune per 10 domeniche all'interno di un processo di partecipazione che ha avuto una rilevanza cittadina immensa, e questa è una delle nostre problematiche. Si sta parlando dei 4 milioni dei fondi CIPE che dovrebbero essere destinati alla ristrutturazione dei garittoni, delle mura fuori, 4 milioni di euro per decespugliare delle mura, al che noi abbiamo detto no, ci siamo messi attraverso, mettiamo una parte di questi soldi nella ristrutturazione del Maneggio Alferiano, che è il pezzo di maggior pregio dell'intera cavallerizza ed è un pezzo di proprietà del comune, quindi su cui si può intervenire. Tecnicamente ce la faremo o non ce la faremo, non lo sappiamo, nel senso che noi chiediamo, poi sono contenta di aver trovato dei funzionari qui a cui chiedere, e quello che però ci aspettiamo è una collaborazione per poter far sì che anche le nostre prospettive abbiano un seguito evidente e fattuale, per far sì che l'uso civico veramente si possa fare a Torino in uno spazio di 30.000 metri quadri in centro. Mi rendo conto che questo avrebbe un effetto dirompente incredibile, però da soli è difficile. Da soli dovremmo ripercorrere tutte le problematiche che voi in 4 anni chiaramente avete cercato di risolvere. E non è solo una necessità di tecnica e farci sapere che amministrativamente è possibile, perché qua l'avete risolta così e quindi la potremmo risolvere così anche noi. Ma si tratta di un appoggio politico concreto dove le realtà e quantomeno chi tende a, magari non c'è riuscito nel proprio territorio, ma che chi tende a quel tipo di riconoscimento e sta facendo una lotta politica affinché questi luoghi crescano come funghi in tutto il territorio, ci dia una mano e si faccia una campagna politica nazionale che non comprenda solo Napoli e Torino, ma che comprenda anche Roma e tutti quegli spazi, tutti quei movimenti che stanno facendo questa rivendicazione, perché noi ci possiamo pure impegnare, però rischiamo di non farcela se non siamo aiutati. E quindi questo non vuole essere un appello depressivo, nel senso che noi la lotta la portiamo avanti e se siamo riusciti a fare quello che siamo riusciti in 30.000 metri quadri a Torino con un'amministrazione che non è quella di napoletana. Voi possiamo farci poi tutte le analisi possibili il sindaco De Magistris a Napoli, come ha governato, come hanno governato, del sostegno dei movimenti, del nostro sostegno. A Torino è completamente diverso il panorama. A Torino non c'è quel tipo di dialogo va instaurato, va capito anche con che registro poterlo fare, no? E quindi si tratta veramente di 2 città diverse in cui dobbiamo ripensare a un rapporto con l'amministrazione, perché quel rapporto lì per fare qualsiasi cosa per noi è necessario.
Allora, sentiamo subito un'altra esperienza, questa volta dall'estero, con Gala Pin dell'Aiuntamento di Barcellona. Bien, gracias. Gracias primero por la invitación. Decir que yo hablaré de un ejemplo muy, muy concreto, ya que Ana ha puesto el marco más teórico y más abstracto. Un momento, yo pongo el tiempo para no pasar, ¿no? Es esto que aprendes a hacer en la institución pública, calcularte el tiempo. Bien, yo estoy en la Concejalía de Participación del Ayuntamiento de Barcelona. En este caso, bueno, estoy con Laia Forné, que está aquí. A mí me ha tocado ser la concejal, a Laia le ha tocado ser la asesora, pero podría ser bastante al revés. Y pensando, ¿no? ¿Cómo podríamos contribuir en un espacio como este, en el que se pregunta sobre las nuevas instituciones? Así que hago dos contextualizaciones previas. Una es, nosotros somos una experiencia municipalista en la ciudad de Barcelona, donde tenemos la suerte, que de hecho es una, de tener una tradición histórica muy larga de movimientos sociales urbanos que me gusta decir que son los que han conseguido lo mejor de la ciudad, ¿no? Equipamientos públicos, espacios públicos de calidad, todo ello, muchos de estos espacios son gracias a las luchas sociales urbanas que desde hace décadas se han llevado a cabo en la ciudad de Barcelona, y eso también permite, como movimiento municipalista y como partido que está ahora en el gobierno, pensar en un marco de acción que a lo mejor otras ciudades no tienen. Eso como primer elemento previo, y como segundo elemento previo, más pensando desde la institución, ¿no? Nosotros somos gente que venimos de movimientos sociales, muchos de nosotros, y que antes no habíamos participado en las administraciones públicas y en la política institucional, ¿no? Y llegas y te encuentras una estructura y una arquitectura, digamos, que a veces cuesta de entender, ¿no? Con unas inercias ya previas. En Barcelona, una de las cosas que se ha trabajado, que se ha profundizado mucho también desde el propio ayuntamiento y desde los años 90, es la colaboración público-privada, ¿no? La idea de construir la ciudad a través de la colaboración público-privada, donde hay esferas y ámbitos que se ha desarrollado más, como por ejemplo el turismo, y otros en los que se ha desarrollado menos. Aquí nos parecía importante introducir la dimensión de la colaboración público-comunitaria o público-común, ¿no? Como, siendo muy realistas, cuando estás en el gobierno de una gran ciudad como Barcelona, no acabas con el capitalismo desde la ciudad, sino esto tiene unas dinámicas un poco más globales, pero sí que te permite abrir marcos de acción que consoliden prácticas o que generen nuevas institucionalidades. Y de alguna manera la idea de profundizar y de expandir la colaboración público-comunitaria también parte de la idea de que, igual que en los movimientos sociales tenemos límites y tenemos capacidad transformadora, en las instituciones también tenemos límites, pero también tenemos capacidades transformadoras. Y esta primera idea de expandir la colaboración o de profundizar la colaboración público-privada partía también de que lo público es aquello de lo cual los ciudadanos, la ciudadanía, tiene derecho a participar, tiene derecho a gobernar y tiene derecho a codiseñar. Es también lo que nos ofrecía la posibilidad de generar el marco sobre el cual se basa el programa que os explicaré, que es como una práctica concreta relacionada con los bienes comunes y con los comunes urbanos. Como decía, Barcelona tiene una tradición muy larga de movimiento vecinal, ¿no? Donde hemos tenido ejemplos de equipamientos gestionados por entidades, por asociaciones, por colectivos. Pero de alguna manera la lectura que hacíamos nosotros es que el ayuntamiento, la administración, había accedido a que eso se diera por presión, ¿no? por la presión social, pero no había accedido a fomentar y a consolidar eso. Entonces, dentro de las diferentes prácticas que se dan en la ciudad de Barcelona, estamos trabajando en un programa que se llama Patrimonio Ciudadano, que de alguna manera lo que pretende justamente es recoger esas prácticas que ya se están dando, es decir, no nos inventamos nada nuevo, porque de hecho cuando hablamos de comunes urbanos, si no son prácticas que nacen de la ciudadanía, es bastante obvio que fracasarán si se impulsan desde la administración. Entonces, esa idea de patrimonio ciudadano lo que pretende es recoger esas prácticas que ya se están dando, ordenarlas, por decirlo de alguna manera, buscar cuáles son los huecos legales, ¿no?, que permiten consolidarlas. Y aquí se hablaba antes de los funcionarios como ese
elemento del no se puede, ¿no? El no se puede, que también te lo vas encontrando mucho. Nosotros sí que partimos de la base de que en realidad los cambios legales y las consolidaciones de derechos vienen a partir de que haya movimientos sociales y un reconocimiento institucional de esas prácticas y luego se consolidan, ¿no? Luego vienen los cambios legislativos y la consolidación de derechos. Entonces, en Barcelona tenemos como diferentes tipos de prácticas que están englobadas dentro de esta idea de patrimonio ciudadano. Una que sería la más básica y la más obvia y creo que compartimos sobre todas las administraciones, que es la cesión de locales públicos, ¿no? Tengo un local público y se le cede a una entidad o a un colectivo. La otra es la gestión de servicios públicos y la otra es la gestión del verde urbano, ¿no? De lo que serían parques o lo que serían zonas solares vacíos. Estas tres categorías, la cesión de patrimonio, la idea es, en lo que estamos trabajando es en tener criterios que nos permitan compartir un criterio dentro del ayuntamiento a la hora de ceder el patrimonio público municipal que tenemos. Básicamente para evitar favoritismos, ¿no? Que yo se lo doy a una entidad porque, bueno, porque me presiona mucho o por lo que sea, pero también para introducir criterios de compartir espacio, introducir criterios de gestión, de retorno social a la comunidad, ¿no? De que aquel espacio, de que aquel patrimonio que en realidad nos pertenece a todos sea usado por colectivos que tienen un retorno a su entorno más inmediato o a la propia ciudad. El otro nivel, que es el de la gestión de servicios públicos, donde podemos tener equipamientos o servicios municipales, digamos que tiene como también tres niveles. Una es aquellos espacios que ya existen. Uno sería el Ateneu de Nou Barris, que es una antigua fábrica que se ocupó en los años, a finales de los años 70 por los vecinos y que ahora mismo es un espacio de referencia a nivel cultural en la ciudad. Otro sería a Coópolis, que es un espacio que está en creación y en gestación, que no lo impulsa el ayuntamiento, sino que lo que hace el ayuntamiento es acompañarlo y es un espacio de generación de encuentro de la economía social y cooperativa que hay en la ciudad y de prestación también de servicios a nuevos espacios de la economía social y cooperativa, o bien espacios como los espacios de crianza, ¿no? Que son estos, bueno, que son colectivos, que son madres y padres que se juntan para, más allá de la educación reglada, poder tener esos espacios de crianza compartidos. Y luego el verde urbano, que es la cesión de solares vacíos que permiten que haya prácticas más allá de eso, de tener estos espacios vacíos. Dentro de esta idea de patrimonio ciudadano, hay dos elementos que a nosotros nos parecen básicos. Una es la posibilidad de tener criterios de evaluación de cómo está yendo esa gestión de servicios públicos por parte de la comunidad o esa cesión de espacio, tenerlos compartidos con las comunidades, con los colectivos y con las entidades, con las comunidades que hacen esa gestión, para que ellas mismas también puedan autoevaluarse y puedan generar un retorno, ¿no? Podamos evaluar conjuntamente cuál es el retorno social que estamos haciendo a nuestro entorno, que un poco también es lo que se planteaba en la introducción, ¿no? Cómo nos aseguramos de que no nos encallamos, ¿no? También para tener una gobernanza compartida de esos espacios. Y por último, porque veo que me estoy alargando, dentro de esta idea de patrimonio ciudadano sí que se nos plantean diferentes retos que también lanzo, retos o dudas, ¿no? que también dejo un poco aquí en medio para poder debatir. Una es lo que comentaba antes, ¿no? O sea, cuando tú estás en el gobierno del ayuntamiento, puedes querer consolidar bienes comunes o espacios ciudadanos, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, en la petición de uso de espacios públicos tengas empresas, tengas actores de la economía convencional, ¿no? Entonces, ¿cómo delimitas unos criterios donde también puedas incorporar a estos actores de la economía convencional sabiendo que no puedes obligarlos o que no puedes transformarlos, ¿no? A tu antojo? Es decir, hay una competición entre las ciudades también por poder tener determinado tipo de proyectos económicos. Entonces,
no tienes que regalarles, no pagan impuestos y demás, pero tampoco puedes obligarlos a cumplir según qué criterio. Entonces, ¿cómo incorporamos actores de la economía convencional u otro tipo de actores que no vienen de la práctica o de la idea de los bienes comunes urbanos? La otra es, y es, yo creo que es un reto, que es cómo institucionalizas sin capturar, ¿no? El hecho de institucionalizar y de dar reconocimiento institucional ayuda a promover y a fomentar este tipo de prácticas, pero cómo lo haces sin capturar estos espacios. Y la otra es cómo lo hacemos cuando estamos hablando de servicios básicos, ¿no? De educación o de salud, que también era una cuestión que se planteaba, ¿no? ¿Cómo garantizamos que efectivamente esos servicios básicos están dando el servicio que se requiere dar para garantizar un derecho como es el de la salud o el de la educación? Y yo con esto lo dejaría aquí. Grazie, e adesso andiamo a chiudere con almeno diciamo la parte delle relazioni con l'intervento del nostro sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Grazie. Allora, voglio ringraziare, buongiorno innanzitutto, la rete dei beni comuni emergenti e Massa Critica per questo invito all'asilo. Ho ascoltato con molta attenzione le relazioni e comincerei dall'incontro col Presidente della Repubblica che ho avuto prima di venire qui all'asilo, al quale ho ritenuto di rappresentare del rischio di coesione democratica che in questo momento c'è nel nostro Paese, ma ovviamente ascoltando anche gli altri interventi, è un tema europeo, non è un tema solo italiano. Perché io voglio esprimere la preoccupazione, ma non in modo depressivo come si diceva prima, ma anche il momento decisivo che viviamo. Perché? Perché noi in questi anni a Napoli abbiamo dimostrato che anche nel momento di maggiore sofferenza economica, 6 anni fa, anche culturale, morale e anche di partecipazione popolare, se ci sono le idee, c'è la forza, c'è il coraggio e c'è la voglia di confrontarsi in città tra persone che vengono da mondi molto diversi, un'altra strada è, nonostante un contesto normativo e finanziario proibitivo, si può realizzare. Non è stato un percorso facile, nemmeno a Napoli, però è un percorso nel quale abbiamo creduto e soprattutto vorrei dire che la cosa che più mi fa piacere, si sono create delle relazioni umane. Si è creato anche quel percorso che è scritto nell'articolo 3, secondo comma della Costituzione Repubblicana, al quale poi vorrei dopo ritornare, cioè la realizzazione dello sviluppo della persona umana, cioè provare a costruire che comunità diverse in un momento di grande sofferenza si possono realizzare partendo dal punto di vista del rispetto reciproco e la valorizzazione di posizioni differenti. Quindi si è partito davvero da condizioni difficili e si è cominciato a utilizzare il diritto non come divieto ma come importante strumento di trasformazione sociale se si mette in connessione con il popolo e con le lotte popolari. E quindi è iniziato un periodo di ascolto, anche difficile, che poi è arrivato, vado per sintesi perché è un percorso di anni, addirittura a un processo di condivisione nella costruzione di atti amministrativi giuridicamente fondati sul contributo di più persone. Ecco gli atti amministrativi, le delibere che vengono condivise, che vengono discusse, si supera la pratica delle concessioni, degli affidamenti diretti, delle tolleranze, degli ammiccamenti. È una fase completamente nuova. C'è la fase dell'autogoverno, dell'autogestione, dell'uso civico, della proprietà collettiva democratica, degli usi temporanei. Il diritto. Ecco perché noi viviamo una stagione di conflitti tra norme e di conflitto tra legalità e giustizia. Sembra quasi paradossale che questo processo di attuazione della Costituzione dal basso diventa argomento di bersaglio dell'ordine costituito. Cioè, mentre noi parliamo, per aver fatto questi processi di attuazione della Costituzione, negli stessi giorni noi e in particolare alcuni di noi che abbiamo particolarmente creduto in questo processo ci dobbiamo difendere nelle sedi della legalità formale. E attenzione, perché l'altro giorno in prefettura c'era un incontro dove l'iniziale oggetto
era quello discussione sulla circolare del Ministero dell'Interno sugli sgomberi dei luoghi occupati. Cioè c'è ancora nell'immaginario dell'ordine costituito che queste pratiche sono occupazioni, sono pratiche illegali, sono pratiche contro il diritto, sono pratiche contro la legge. Forse in alcuni casi lo possono anche essere contro alcuni strumenti normativi, ma noi stiamo provando a dimostrare che la gerarchia delle fonti significa provare a attuare la Costituzione. Per esempio, tu citavi prima il tema del non si può fare. In quale articolo della Costituzione sta scritto che una cosa ha valore solo se in cambio c'è il denaro? Io non la leggo in nessun articolo della Costituzione, in nessun articolo delle Dichiarazioni Universali dei Diritti dell'Uomo, in quelli che sono i trattati più importanti che hanno regolamentato, ecco le regole, i rapporti di convivenza tra esseri umani diversi. Eppure questa è stata la prima battaglia, dimostrare attraverso delibere che un bene, una cosa, un terreno abbandonato, di nessuno, non considerato, possa avere valore indipendentemente dalla controprestazione di natura monetaria. Questa è una grande battaglia a cui noi crediamo molto, perché è l'attacco al cuore dei principi del neoliberismo, cioè dimostrare che una società non va avanti solo se una cosa deve avere in cambio una moneta. Questo è una cosa importante, perché significa dare valore a un'economia diffusa, reale, a fare un'autoproduzione, a far sì che questi luoghi diventano non solo produzione di cultura, qua non c'è solo il dibattito culturale, qua si creano processi che fanno economia, creano relazioni sociali, contrastano le mafie, perdonatemi, è un altro argomento di cui raramente si sente parlare nel dibattito politico del nostro paese, se non in modo paludato e retorico. Questo è un tema fondamentale, perché in questi luoghi ci sono persone che si trovano magari anche per caso a venire o per curiosità e poi ci rimangono, e si trovano in questi luoghi persone molto distanti da un altro immaginario del centro sociale tradizionale, dove il luogo dove vai e trovi, diciamo, un certo tipo per necessariamente essere umano. Non è così. Se uno vede, trova sempre di più che in questi luoghi le persone si ritrovano e hanno anche la curiosità di confrontarsi venendo da mondi diversi. Diciamocela tutta, ma chi poteva immaginare 6 anni fa un processo a questo livello tra un ex magistrato e persone provenienti dai centri sociali? Se uno l'avesse detto così per strada, è impossibile. Invece nulla è impossibile, nulla è impossibile se ci sono idee, se ci sono contenuti, se c'è coraggio, anche passione. Perché io sono preoccupato? Perché il disegno di aggressione a questo modo di intendere la società, la comunità, il diritto, fa paura. E se uno vede i blocchi normativi, vincoli finanziari, e apro una parentesi, ho molto apprezzato un documento che ho letto ieri, che avete prodotto come massa critica, davvero molto attento, molto dettagliato e di grandissimo valore, sul quale si deve aprire un dibattito, è il tema del debito. Perché tutto quello che noi abbiamo fatto sinora, dai beni comuni al provare a non mettere sul mercato i servizi di rilevanza costituzionale, e ti becchi anche qui una serie di denunce dall'acqua pubblica a cercare con acrobazie, circensi e pattinaggi artistici di non mettere sul mercato il servizio del trasporto della città. Vogliamo ricordarlo, in questa città, quando c'era il Partito Democratico, visto che l'hai citato, lo cito pure io perché l'abbiamo pure noi avuto qua per 20 anni, aveva affidato al signor Romeo l'intera gestione del patrimonio immobiliare, e sapete che non è stato facile internalizzare il patrimonio immobiliare, perché quella rete di rapporti, di relazioni, che poi è venuto fuori anche da un'indagine che addirittura hanno messo in campo azioni per impedirci di rivincere le elezioni amministrative, quella è una rete che rimane. Tu il sindaco lo puoi cambiare, il politico con la matita in cabina elettorale lo puoi cambiare, ma quando c'è una rete enorme di collusioni, corruzioni, di infiltrazione delle mafie, mica solo nella politica ma nelle istituzioni, è una parola. Perché quando quelli cominciano a comprare, a avere in pugno, ecco, noi teniamo tanti difetti ma non siamo in vendita. Questo è un altro tema interessante, perché in questo paese c'è gente che non si fa capace che tu non c'hai uno scheletro nell'armadio o che sei in vendita, ma quando invece tanta gente ormai è ricattata, quello non li puoi mandare via col risultato elettorale. Quello è un sistema corruttivo che sta nelle pubbliche amministrazioni, nelle istituzioni, negli strumenti finanziari, negli organi di controllo, nella magistratura, nelle forze dell'ordine, è un cancro. E allora questo cancro tu lo puoi sconfiggere
solo se attivi degli antivirus che sono popolari, che sono degli antivirus diffusivi, che sono contro le oligarchie, contro gli oligopoli, che liberano energie con tutte le difficoltà della democrazia partecipata, con tutti anche i rischi, per me positivi, per altri sono rischi pericolosi, di una diffusione di energie e di una orizzontalità del potere. Perché sono preoccupato? Perché è ovvio che quando mettono in condizioni queste esperienze di non poter praticamente governare se non con l'energia umana che c'è rimasta, e ti creano blocchi che basta investigarli, dal bilancio di competenza di cassa al bilancio armonizzato, i fondi di dubbia esigibilità, e cambiano le norme, ti cambia, ti tagliano i fondi di perequazione, tagliano i trasferimenti, ti fanno mettere le tasse al massimo per farti tenere il popolo magari non contento, non ti consentono di fare il turnover, non ti consentono di assumere, l'età media arriva a 60 anni, e se l'età media arriva a 60 anni, io come ti garantisco fra 3 anni un servizio di igiene urbana che tiene fuori la mafia dal servizio pubblico che ne abbiamo voluto fare? Allora anche un bambino capisce che se non scardini questo sistema ti mettono in condizioni alla fine di inventare sempre qualcosa, fare acrobazie, quelle acrobazie ti devi andare a difendere perché ti dicono che fai interpretazione creativa, invece non è creativa. E allora veniamo alla rimozione degli ostacoli. Guardate, io siccome nella mia esperienza di vita istituzionale ho tratto molto linfa dalla Costituzione, sarà per il fatto che io ho giurato 3 volte alla Costituzione, 2 volte da sindaco e 1 volta da magistrato. Noi non possiamo più stare, mi avvio a concludere, in una posizione di resistenza. La posizione di resistenza è perdente, lo insegna anche il calcio. Se ti metti in blocco davanti al portiere puoi resistere, ma a un certo punto il gol lo prendi. Cioè noi dobbiamo attaccare, e dobbiamo attaccare mettendo insieme le persone e le esperienze europee, italiane, locali, perché dobbiamo cominciare a rimuovere gli ostacoli. Non è un'idea nostra, è stata un'idea di chi ha scritto la Costituzione dopo il nazifascismo. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico che di fatto impediscono lo sviluppo della persona umana. Se uno fa un'interpretazione grammaticale, semantica, giuridica e popolare di questa norma, ci sta proprio l'elemento costitutivo di un processo rivoluzionario attraverso il diritto e attraverso le lotte popolari. Perché attraverso le lotte popolari? Perché parla di compito della Repubblica, non dice compito delle istituzioni, non dice compito del Parlamento, non dice compito dei governi. La Repubblica, se dopo 70 anni ancora non ha attuato una giustizia sociale, un'uguaglianza e uno sviluppo della persona umana diverso da quello che per decenni di liberismo ci hanno inculcato sul concetto di felicità. Io facendo il sindaco e stando per strada, la felicità è un concetto molto più semplice, fino anche molto più banale, è proprio quello dello stare insieme, di avere il minimo per poter vivere in tranquillità. Invece il concetto del liberismo era l'ambizione, il potere, l'apparenza, il denaro, il consumare, il distruggere, fare opere pubbliche inutili. Dobbiamo esattamente attuarlo, e se non facciamo presto, io perciò inizio ad avere l'affanno di chi dopo 6 anni e mezzo ha resistito. Sono anche convinto che le persone vere si vedono nei momenti di difficoltà, come gli amici, come gli alleati, come i compagni di viaggio, questo la vita ce lo insegna, ma noi non possiamo resistere all'infinito. Questo vale per Cavallerizza a Torino, vale per noi, vale per tante esperienze. Adesso è venuto il momento, siccome, come dire, il diritto lo sappiamo far funzionare, la forza ce l'abbiamo, il coraggio non ci manca, la voglia anche di affrontare qualsiasi tipo di rischio, a me non interessa nulla, quando le idee in cui crediamo sono quelle giuste va anche messo in conto il conflitto con la legalità formale. Che qualcuno che parla di disubbidienza, io la ribalto, è ubbidienza alla Costituzione, ai valori fondamentali. Quindi pure questo concetto, ogni volta che uno fa una cosa di questo è sovversivo, fa una cosa di questo è disubbidiente, fa una cosa di questo e stai fuori legge, ma secondo me è il contrario. Scusate, questa cosa che uno è fuori legge perché vuole fare le cose banali, è fuori legge perché vuole avere l'acqua pubblica, è fuori legge perché vuole cacciare la mafia dalle istituzioni, è fuori legge perché vuole cercare di dare una risposta all'accoglienza, all'emergenza abitativa, ai diritti sociali. Scusate, questa città, e chiudo veramente, avrebbe potuto girarsi indietro di fronte ai migranti, no? A dire scusate,
ma non ci abbiamo proprio un euro, non teniamo capo. Eppure vi posso assicurare che a nessuno di noi è venuto in mente di girarsi dall'altra parte. Ma teniamo la forza per poter garantire i diritti come vorremmo? No, perché hanno creato un mostro, hanno creato un insieme di vincoli finanziari, normativi e di strumenti di controllo delle legalità formali che, fatto apposta, e chiudo su questo, mi sono convinto, per metterci il piombo sulle ali e la zavorra sui piedi, è fatta apposta. Allora questo sistema va scardinato al cuore, non è solo un problema di politica e di istituzioni, è anche economico, che è il tema di cui meno si parla nel nostro paese. Noi dobbiamo fare innanzitutto il cambiamento economico, cioè ribaltare i rapporti di forza tra denaro e persone, e dimostrare che attraverso una rivoluzione dell'umanità, innanzitutto, cioè della voglia di ritornare a essere esseri che vogliono vivere e non sopravvivere, io penso che noi ce la possiamo fare. Io vi devo dire, dopo 6 anni e mezzo di governo di questa città, con 1000 problemi, 1000 contraddizioni, errori che abbiamo fatto, come si fa a non fare errori? Speriamo di non farne tanti, ma probabilmente ne faremo. Però una strada l'abbiamo tracciata e abbiamo distrutto innanzitutto quell'idea: non cambia mai niente, sono tutti uguali, tanto è inutile, non servi, la me, basta. Per chi è lamentoso se ne vada in altri posti, perché adesso è il momento della grande battaglia e io personalmente credo che valga la pena farla. Noi come amministrazione ci schieriamo, siamo autonomi, però ci fa molto piacere, anche noi siamo autonomi, ci fa molto piacere entrare in connessione come l'abbiamo fatto, così come venire, spero di poterlo fare prima di Natale, a Cavallerizza a Torino, tante altre esperienze. Stiamo anche in connessione con le amiche e gli amici di Spagna e di tante altre parti. Loro hanno paura di noi, guardate, non pensiate che non l'hanno, perché stiamo dimostrando che si può fare. Quindi ci tenevo e vi ringrazio di avermi invitato, perché portare la testimonianza di un'amministrazione controcorrente è sempre una cosa bella, e quindi grazie di averci invitato. Grazie innanzitutto al Comune di Napoli, non solo il sindaco ma anche l'assessore, il dottor Pescapè, per essere qui. E adesso, diciamo, non vorrei decidere in modo verticale questa situazione, però io vi propongo di non prolungarci tantissimo, ma comunque di poter ascoltare le esperienze e in particolare chiaramente chi viene da fuori, che sarebbe un peccato perderci. E quindi chiamerei questa esperienza e cercherei però anche di essere molto brevi per cercare appunto di rientrare in tempi che non siano troppo ampi, se siamo d'accordo. Poi il dibattito lo facciamo in quel secondo momento che ci avevamo immaginato, che avevamo già previsto. Il dibattito lo possiamo continuare in quel secondo momento che già avevamo previsto che avrebbe sfogato, e che dopo il secondo coffee break del pomeriggio, quindi in contemporanea purtroppo con altri due workshop, però decidiamo insieme veramente, perché la pasta è anche arrivata. Questo non lo dovevi dire. Maior. Questo non lo dovevi dire. No, fa anche almeno l'ingovernabile di Madrid, che ha fatto un bel viaggio, diciamo, e Alfonso, cioè almeno 5 minuti. Dopo. Tu dopo? Un applauso a quest'uomo. Alfonso, no, dite. Vai a pranzo. Interventi previsti. Vai, allora, interventi 5 minuti. Interventi previsti, 4-5 minuti. C'è tutta, è nominata la pasta. Ma manda, manda. No, ma non è vero. È la pasta. Magari vediamo uno per uno se vogliono intervenire, o essere, insomma, preferiscono avere più calma dopo. Abbiamo innanzitutto cittadinanza attiva, appunto Alfonso, dopo. Casabettola, Nabil. Ok, grazie. Grazie comunque per la 3 giorni, l'iniziativa che è molto interessante. Io mi chiamo Silvio, sono di Casabettola, vengo da Reggio Emilia. Casabettola è uno spazio molto, molto piccolo rispetto alla la Cavallerizza o gli spazi che abbiamo visto qui a Napoli. È uno spazio della provincia che
della provincia di Reggio Emilia, che abbiamo occupato 8 anni fa, e l'abbiamo occupato tramite un collettivo che lavorava sul diritto alla casa, quindi bloccavamo gli sfratti e occupavamo le case per le famiglie. E in questi 8 anni c'è stato una grossa metamorfosi. Dal diritto alla casa abbiamo iniziato a aprire nuove progettualità, spazi bimbi, progettualità che toccavano la formazione, progettualità che toccavano l'arte e la cultura, e anche che toccavano, diciamo, i diritti dei migranti. Negli ultimi 6 anni la proprietà ha fatto finta di nulla, nel senso che ha tollerato l'occupazione. Questa occupazione è nata nel momento in cui la provincia ha provato a vendere all'asta questo bene pubblico. Negli ultimi anni siamo riusciti a entrare in contatto, diciamo, con i quartieri limitrofi dove questa casa cantoniera è. E negli ultimi anni si è anche notato come le istituzioni si sono un po' ritirate dai territori. Un esempio sono sia la provincia che sta, quando c'è stato il referendum rischiava di essere tolta, sia anche le circoscrizioni che sono sparite dal territorio. Quindi anche i cittadini di questi quartieri si sono trovati in grosse difficoltà, perché prima le circoscrizioni erano spazi comunque dove erano dei punti di riferimento, anche semplicemente per organizzare feste di quartiere o risolvere dei problemi, diciamo, non cittadini ma di quartiere. In questi ultimi 2 o 3 anni abbiamo vissuto un cambiamento forte per noi, perché da una dinamica di collettivo, diciamo che l'uso, ci siamo trovati a avere tutta una serie di iniziative sia all'interno della casa che anche con il quartiere, che ci rendevamo conto che un'assemblea di gestione semplice, settimanale, non poteva prendere più decisioni per tutta la collettività. Quindi negli ultimi 2 anni la provincia ci ha proposto una convenzione classica, quindi formare un'associazione per poi fare una convenzione, e noi gli abbiamo risposto con una controproposta, vedendo anche quello che era successo a Napoli, e quindi gli abbiamo proposto un uso civico. La provincia di Reggio Emilia non si è data comunque disponibile. E allora negli ultimi due mesi abbiamo provato a costruire un processo per capire che strada prendere per arrivare a un obiettivo comune, e questo processo è stato molto, molto interessante, nel senso che abbiamo iniziato a fare delle assemblee sia nei quartieri limitrofi e sia nelle varie attività che abbiamo all'interno della casa cantoniera. Abbiamo un mercato dove mette in collegamento, diciamo, la collina con la città, abbiamo dei corsi di musica e quindi molte persone casomai vengono a fare musica ma non in questo spazio. In questo percorso abbiamo utilizzato anche abbiamo tentato di utilizzare una modalità decisionale che per noi che veniamo dal movimento non è proprio la nostra. Abbiamo provato a fare proprio una votazione, e questa votazione ha avuto il lato positivo che intanto le persone non hanno delegato a chi aveva più esperienza, ma ogni persona tramite questa assemblea si sono trovate a discutere di uno spazio, non solo fisico, ma di uno spazio di organizzazione, di come costruire e cambiare il proprio quartiere e la propria città. E a questa votazione è finita al 50% pari, nel senso che uno dei due possibilità era o fare la convenzione con la provincia o andare avanti con l'occupazione e passare direttamente a scrivere il regolamento per l'uso civico.
Quindi questo ci ha messo ancora di più in discussione. Sicuramente non è stata vissuta come una divisione, perché l'obiettivo è comune e la grossa partecipazione della gente del quartiere fa proprio capire che quello spazio è diventato qualcosa oltre le mura. Anche le feste di quartiere che stiamo organizzando insieme, tipo i soldi in attivo che ci sono stati, si stanno reinvestendo per mettere a posto delle mancanze che le istituzioni non riescono a fornire. Niente, questa è la nostra piccola esperienza, vi ringrazio tutti. Allora, poi abbiamo l'ingovernabile di Madrid. Se... Grazie. Sí, muy breve, porque además lo vamos a explicar después en las sesiones paralelas de Derecho a la Ciudad y Común versus Austerity. De una forma muy breve, explicar que soy Pablo, vengo de la Oficina de Urbanismo Social, un colectivo que participa activamente en la Ingobernable en Madrid, pero no estoy aquí representando a la Asamblea de ese centro social. Quería hacer un resumen rapidísimo, porque todos nos queremos ir a comer, de la situación que propició la ocupación de un edificio municipal en el Paseo del Prado de Madrid el pasado 6 de mayo. Hicimos esa ocupación después de un doble análisis que compartimos en el seno de la Asamblea del Patio y Maravillas, un centro social que venía funcionando una década en la ciudad de Madrid. Y ese doble análisis fue un doble cierre de ventana de oportunidad, ¿no? Después de lo que en su momento llamamos el asalto institucional, la ventana de oportunidad que veíamos en el Patio Maravillas para tener un centro social seguro en el centro de Madrid, era que la institución municipal favoreciera el territorio para que el Patio Maravillas se pudiera desarrollar. Analizamos que esa ventana de oportunidad se cerró un año y medio después de estar en conversaciones con el ayuntamiento y haber llegado a la conclusión de que ese espacio nunca iba a llegar. Y después de eso volvimos a una práctica anterior, que es la ocupación de edificios privados. Ocupamos un edificio privado en el barrio de Malasaña y se desalojó ese mismo día de una forma ilegal por parte de la policía. La policía fuertemente armada, el mando de la policía lo que dijo en la puerta fue muy sencillo. Dijo, no necesito una orden judicial porque tengo una orden política del gobierno. Entonces, cerradas esas dos ventanas de oportunidades, ¿no? Desde el Ayuntamiento de Madrid no se iba a producir la cesión y ocupar un edificio privado no era posible, volvimos a reinventarnos, ¿no? Una estrategia para tener territorio en el centro de Madrid. Esa estrategia fue doble. Luego la explicaré un poco más. Por un lado, convocar a una plataforma amplia en la que nos reconociéramos agentes que no somos iguales entre nosotros. Hicimos un llamamiento a todos los movimientos sociales de Madrid para constituir una plataforma que se llamó Madrid no se vende, que salió a la calle el día que tomamos un edificio municipal que está, para los que conozcáis Madrid, en el Paseo del Prado, en lo que llamamos a veces el corazón de la bestia. Y bueno, es un resumen muy rápido de la situación para aprovechar esta oportunidad para lanzar una pregunta a la gente de la mesa y en especial al alcalde, a Magistris, ¿vale? La pregunta sería, ante el miedo que existe dentro de las instituciones públicas para reconocer este tipo de prácticas, ¿qué tipo de relato o de mensaje podrías lanzar hacia la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que es jueza como tú, he entendido, y también incluso para gobiernos de este tipo? Están también compañeros aquí de la Casa Invisible de Málaga, donde gobierna el Partido Popular, y también están ocupando un edificio municipal público. Entonces te pediría, ¿qué mensaje se puede lanzar a un gobierno municipalista como el de Manuela Carmena y a un gobierno del Partido Popular de la derecha en Málaga para intentar disolver el miedo institucional del reconocimiento a este tipo de prácticas? Allora, quindi adesso chiamiamo Casematte, chi se non preferisce intervenire dopo, ora, ma... Okay.
Sì, parlo in breve anche un po' dell'esperienza appunto di Casematte e di Comitato del 32, insomma, che è il movimento che poi ha occupato Casematte, che è si trova all'interno di un ex manicomio, è un'area ex manicomiale, quindi un'area di cui ce ne sono molte, insomma, in Italia, ovviamente, di aree dismesse di questo tipo, perché appunto per fortuna i manicomi sono stati chiusi, e poi insomma c'è la questione della riconvertire, cosa farci, insomma. Da noi semplicemente era piuttosto abbandonato prima del sisma del 2009, nel 2009 ha avuto un sisma piuttosto forte, e noi nasciamo appunto in quel contesto storico, a quella latitudine. Contesto storico, il Comitato del 32 si chiama così perché il terremoto ci fu in quel momento. È una città appunto che ricostruendosi non ha saputo pensarsi nella sua fase di transizione, che è l'unica che esiste, come spazi pubblici, perché l'unico spazio pubblico, diciamo, che è stato considerato è stato il ritorno al centro storico nel futuro, perché attualmente ancora non è agibile, insomma, ci sono i lavori, è solo una parte commerciale, notturna sostanzialmente, e tra l'altro il terremoto è un grosso coefficiente di accelerazione anche in gentrificazione, perché di fatto ci siamo ritrovati sparsi, sparpagliati in una nuova e enorme periferia in cui è difficile fare massa critica. Quindi l'occupazione di Casematte, che in realtà era già avvenuta prima stavamo in un parco pubblico subito dopo il terremoto, proprio nello stesso aprile in cui è avvenuto il terremoto, poi siamo andati in questo ExoP nel settembre, è stato inizialmente di grande successo sociale, perché era davvero, costituiva in un primo momento l'unico spazio pubblico di aggregazione, quindi una risposta essenziale, basilare, determinata ovviamente da quel particolare momento storico. Dopo ovviamente le cose sono cambiate, perché la città si è andata in qualche modo strambo e anche sbagliato ricomponendo, e abbiamo trovato nuova ninfa, diciamo, anche proprio prendendo molto da Napoli, dall'asilo. Siamo venuti qui anche l'anno scorso per le città ribelli lì allo Scugnizzo, e quindi abbiamo, diciamo, più immanentizzato, insomma, fatto nostro l'uso civico collettivo, che è una formula che appena, insomma, ci è piaciuta molto, e abbiamo cercato di introdurla nel dibattito civico, politico, cittadino, e qui, insomma, rientro un po' in un tema toccato da molti interventi precedenti, che è quello appunto di avere un'amministrazione più o meno recettiva. Nella nostra esperienza, prima c'era il PD, lì abbiamo già parlato di tutti i limiti del PD, che più o meno ci trattava come i suoi nipotini ribelli, quindi era difficile parlare con questa, con chi non, fondamentalmente sì, da un lato ti ascolta e recupera anche facendo suo e intestandosi cose, dall'altro non ti tratta, non ci sono delle connessioni reali. Questa cosa, noi siamo passati per delle elezioni a giugno in cui abbiamo anche espresso come movimento abbiamo appoggiato una candidatura che abbiamo chiamato coalizione sociale, insomma una candidatura di unità popolare, mi rifaccio un po' al linguaggio catalano, ha vinto la destra, quindi diciamo il vento che tira in Italia e in Europa da noi ci è arrivato in faccia abbastanza in maniera convinta, e adesso come potere in questa condizione di rapporti di forza, diciamo, cercare di continuare a impostare con un consigliere, perché uno ce l'abbiamo messo anche grazie al sindaco che è venuto a darci una mano sul piano elettorale, è venuto anche a trovarci un attimo a Casematte, al sindaco di Magistri. E è molto difficile, perché se quelli facevano un po' la parte degli zii, che poi non questi altri ci vogliono eliminare, cioè nel senso noi siamo il problema, siamo i centri sociali, ma anche nonostante noi continuiamo a proporre, insomma, sapendo che purtroppo parliamo linguaggi diversi e che adesso, insomma, dobbiamo fare più che altro opposizione sociale, quindi ci rimettono un po' nella resistenza e nella difesa. Vogliamo attaccare, va capito come, perché c'era un altro spazio sociale che l'asilo occupato,
che ha avuto problemi di agibilità per un terremoto del gennaio del 2017 e quindi è stato sgomberato da quel terremoto perché non furono fatti lavori di manutenzione, insomma là si parla di milioni, quindi insomma non è una cosa che puoi fare proprio per i danni pregressi, insomma. E loro si sono anche inventati la fake news che hanno sgomberato l'asilo occupato che era già sgomberato, però così Ale, cacciamo fuori i comunisti, cioè, il problema è impostare anche il discorso dei beni comuni nelle aree interne di questo paese, che normalmente sono più spopolate e dove c'è un livello, diciamo, politico più basso, cioè da noi la destra che attualmente rigoverna vuole, diciamo, in una tendenza di retromania, proprio fuochi d'artificio di retromania, reimpostare la provincia. Proprio, quindi ogni sforzo almeno progressista, insomma, proprio per una parola ombrello generale, no, adesso c'è la restaurazione del Medioevo e quindi adesso sgomberiamo i comunisti dall'ex OP, dove noi avevamo fatto pure invece un progetto, parlando di Collemaggio, Cittadella Solidale della Creatività, in cui avevamo riunito delle associazioni per far entrare da subito nei container che sono in questa zona del terremoto, perché era, anche per cercare, diciamo, di popolarla nell'intertempo che sarebbe occorso verso un progetto che era possibile, noi abbiamo chiamato Parco della Luna, in base ai 10 milioni che c'erano di fondi CIPE per finalmente attuare questa cosa. C'era un po' di complicazione sul fatto che la proprietà fosse l'ASL e quindi quando si parla di usi civici si complica un po' questa situazione, ma adesso è tutto bloccato, 10 milioni probabilmente li perderemo perché abbiamo un'amministrazione che proprio non, che comunque dovrebbe essere stazione appaltante di questi 10 milioni per cercare di ripristinare l'hardware, cioè proprio gli edifici danneggiati dal terremoto, quindi non si scherza, cioè nel senso che ci servono i soldi per avere una agibilità e una sicurezza, per cui noi siamo pure battuti non possiamo essere contraddittori su quel terreno, cioè noi entriamo uguale perché abbiamo avuto i morti all'Aquila, insomma dobbiamo stare sufficientemente sicuri, diciamo così, quindi aiutateci, nel senso noi ma non lo dico solo in forma depressiva, ma insomma creiamo connessioni italiane ed europee, mondiale, e teniamo conto delle aree interne che non possono essere abbandonate, della provincia, e del provare a far entrare gli usi collettivi che noi abbiamo comunque fatto entrare nel dibattito cittadino, sia sfruttando il periodo elettorale, sia adesso con la consigliatura, sia a livello di movimento, però insomma il rapporto di forza di fronte abbiamo, diciamo, un'amministrazione che è proprio il segno opposto, generalmente opposto per esempio all'esperienza napoletana. Grazie. Allora, noi a questo punto avevamo degli interventi fuori programma, come Fabio Marcelli, giuristi democratici, che a questo punto, insomma, possiamo anche rinviare al dibattito successivo. Quindi vi saluto appunto con tutte queste riflessioni in testa.